alla questione dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere è probabilmente il primo passo, il primo gradino che permette di rialzarsi e di recuperare una dignità che spesso e volentieri la società nega alla persona gay, alla persona trans, alla persona bisessuale, alla persona intersessuale, alla persona queer, alla persona asessuale. Edge, la sigla infatti che noi continuiamo a portare e ad allungare per indicare la realtà gay e non solo, è proprio LGBTQIA asterisco. E ci fossero tutte le lettere dell'alfabeto, io le continuerei a dire tutte, perché ogni categoria, se vogliamo chiamarla così, all'interno di questo, come dire, mare multiforme, ha diritto a recuperare una propria identità, un proprio posto, una propria solidità, insieme alle altre. Per parlare di omofobia, voglio partire proprio dall'arcobaleno. L'arcobaleno che cos'è e perché è per noi un simbolo? Perché è proprio quella visione plurale, proprio quella visione di armonia nelle differenze che spesso ci manca, che spesso ci fa vedere solo un colore, non ci fa vedere la bellezza dell'insieme dei colori. Allora, alcuni dati. È vero, c'è una, come diceva Ercole, a proposito, mi correggo per l'intervento dal posto, era 2015 e il gonfalone del comune di Siderno sfilò a Reggio Calabria Pride. Quindi io mi sento nuovamente a casa e con me tutte le persone LGBTQI. Appunto, la grande, alcuni dati per quanto riguarda in realtà le vere e proprie violenze LGBT sulla comunità LGBT. Noi non possiamo appunto dimenticare da cosa nascono e come si esprimono. Intanto abbiamo, ma su questo immagino che la dottoressa Teresa, non ricordo il cognome, scusami, Lico, Teresa sarà anche più specifica di me. Esistono due tipologie di omofobia. Noi abbiamo, parliamo di omofobia in maniera, no, evidente quando i gay, la lesbica, eccetera, vengono picchiati. Beh, questa è l'ultima delle tipologie di omofobia. Questa è quella che arriva all'esterno. Questa è quella che fa più audience. In realtà non possiamo non partire da quella che noi chiamiamo omofobia interiorizzata, che è proprio quell'incapacità nella crescita personale, nella consapevolezza di sé, è proprio quella riserva che noi stessi, noi persone LGBT, mettiamo sulla nostra vita e sulla nostra dignità. È come se vivessimo sempre con un freno a mano tirato. È come se non avessimo mai la consapevolezza di un sentimento provato, di un'emozione provata, di uno sguardo che può nascere da uno sguardo incrociato, che può nascere da una carezza, che può nascere da un insulto anche. E quando sentivamo prima nel video le testimonianze di chi diceva: sì, io alla battuta sui ricchioni ridevo, però dentro morivo. È esattamente l'immagine di quella che è un'omofobia interiorizzata, che è la più difficile da scardinare. Oggi, spesso, quando io sento dire da persone appartenenti alla realtà LGBT: ah, ma io i figli non li voglio perché io sono gay. Ah, ma io il matrimonio non lo voglio perché io sono gay. Ancora, in affermazioni del genere,
che subdolamente vengono utilizzate a giustificare una differenza che non esiste. Quando sento queste affermazioni, spesso e volentieri mi domando quanto una persona sia disposta a sacrificare il proprio sentimento di paternità, che, o di maternità. Ognuno di noi, penso che io non ho figli. Non perché non ne posso avere, non ho figli perché ho 33 anni, perché ancora non ho un compagno stabile, perché ancora ci devo riflettere. Ma questo non vuol dire che io non abbia un sentimento, non abbia sviluppato nella mia realtà un sentimento di paternità, un'attitudine anche alla paternità. Nello stesso modo, quando io sento dire non voglio il matrimonio, mi bastano le unioni civili. Mi chiedo quanto quella persona stia ipotecando la propria felicità anche nel riconoscimento esterno, anche se volete nel rito, anche nella stessa parola. Quanto sta ipotecando la propria felicità affettiva e la propria realizzazione? Qual è l'orizzonte di vita che vede per sé? È lo stesso che vedrebbe una persona eterosessuale, perché se è lo stesso, nulla questio, ma se non è lo stesso, allora la responsabilità è chi si deve rimboccare le maniche e mettere a lavorarsi. Non è solo la persona che vive questa omofobia interiorizzata, ma è soprattutto chi gli sta attorno, è soprattutto chi vive una realtà al 100%. Allora, scusate se mi permetto di caricare sulle spalle non di altri, ma dei miei connazionali, dei miei, mi permetto anche concittadini, questa responsabilità. Nel momento in cui parliamo di omofobia in generale, e quindi mi stacco dal concetto di omofobia interiorizzata, qui oggi, con la presenza soprattutto delle istituzioni, stiamo sradicando un principio fondamentale che già nel 2015 con il patrocinio era stato sradicato, ma che è venuto a regno. Oggi quel principio si realizza qui. In questa situazione non esiste omofobia istituzionale. Sembra un discorso che sta al di sopra delle nostre teste, forse. Ma che un sindaco, di fronte alla legge dello Stato, possa affermare di non voler celebrare un'unione civile è una vergogna per l'Italia. Un sindaco che mette in atto determinate azioni abusando del suo potere contro una legge dello Stato, e che il primo sindaco che parlò di obiezione di coscienza era proprio Calabrese. Questo ci riporta a una responsabilità in più che abbiamo, e che spesso e volentieri sentivo prima, no? Molte persone vanno via nel momento in cui si dichiarano, e sono una percentuale minima rispetto a tutti quei ragazzi che io conosco, che a 17 anni iniziano a intravedere il loro 18° anno come la scusa per potersene andare da questa terra, per potersi allontanare dalla loro famiglia, per poter esprimere ciò che sono e vivere una realtà all'oscuro totale da parte, rispetto alla famiglia di origine. Altro dato sempre sull'omofobia. Reggio e provincia hanno una percentuale di presenza LGBTIQ identica a tutta alla percentuale che esiste in ogni altra provincia d'Italia, fatte le dovute proporzioni. Che significa questo? Significa che se noi abbiamo, cioè, così come ci sono
atti di omofobia pesanti, l'ultimo proprio di ieri su Napoli. In altre realtà esistono anche da noi. E la risposta spesso e volentieri è no, io non denuncio. I miei di me non lo sanno. Ho una moglie. Quante volte mi è capitato di sentir dire io non posso dire che mi è stata, non lo so, spaccato il setto nasale, era in quel caso, da parte di un altro ragazzo perché sono sposato ed ero in macchina, nei bagni, alla stazione con il mio amante. E questa forse è quella che appunto è l'omofobia più cattiva, perché è quell'omofobia che non ti permette di uscire per scelte che tu fai su te stesso e sulla tua vita. Questa è quell'omofobia che ti lega necessariamente a continuare a indossare una maschera e che non ha, se non ha sbocco. Come arciere Gio Calabria stiamo seguendo un ragazzo che nel 2013, se non ricordo male, ha subito la rottura del setto nasale, anche lì per un pugno, dietro il Teatro Cilea durante una serata, e che appena arrivò in ospedale si sentì dire all'infermiere: ti porto io da un bravo psicologo che ti guarisce. Non so qual è stato l'atto omofobico peggiore, se quello del pugno che gli ha consentito di rifarsi il naso o quello della cura. Vi posso dire però che è una causa che portiamo avanti da tanto tempo e che molti dei testimoni, questo lo dico da avvocato, non hanno più voluto presentarsi. Vi posso anche raccontare che durante la prima udienza, io sono avvocato, non ricordo se l'ho detto, ma non faccio penale. Durante la prima udienza penale al Tribunale di Reggio Calabria, appena il giudice disse, presente Lucio D'Attola nella qualità di presidente dell'Associazione Arcigay Due Mari, calò il silenzio. Io vidi tutti i miei colleghi e colleghe che si giravano a guardarmi, sapendo benissimo chi ero, confondendo la mia presenza con una presenza professionale e non associativa. Già parlare di silenzio nelle aule di tribunale è un sogno. Questo perché ve lo dico? Perché lo stupore e quindi il silenzio di quel momento sarebbe stato positivo se avesse portato a una consapevolezza generalizzata, no? E così è in ogni evento simile. Il problema è che non è stupore, il silenzio che si sente non è stupore, è proprio pregiudizio. Allora, è proprio stereotipo sociale negativo, chiamiamolo come vogliamo, è proprio quel ci sono i gay, io sono su un altro livello. Lui è gay, è diverso da me. I miei bisogni personali, sentivo prima, no? Quali sono i bisogni di queste persone? Cioè io ho il problema la mattina di stirarmi la camicia o di farmi la barba. Vorrei sapere se questo c'entra con l'essere uomini o c'entra con l'essere gay. Cioè non esistono bisogni speciali, non è necessario un BES per la persona gay, per la persona omosessuale. Anche perché la sensibilità che spesso viene attribuita alle persone omosessuali, ricordatevi sempre che nasce da un grande percorso di sofferenza. Non è una sensibilità perché siamo tutti belli, artisti, magri, palestrati, si sanno vestire, io manco la giacca ho messo di fronte a cotante istituzione. Cioè, ciò che è fondamentale è superare, laddove non si può valorizzare, superare la differenza che
che vediamo nell'altro. Se il colore della pelle diventa il limite, diventa caratterizzante la persona, allora vuol dire che non siamo stati in grado di guardare oltre. Se l'orientamento sessuale diventa il limite, se la carrozzina o la sedia a rotelle diventa il limite nel guardare una persona, vuol dire che noi non stiamo guardando la persona. Allora, oggi, e poi passo la parola, scusate se mi dilungo, però credo sia importante un dato politico in questa realtà. Giovedì mattina avremo l'audizione, io dovrò andare alla terza commissione del Consiglio regionale per l'approvazione, o meglio, per la chiacchierata che dovrebbe portare poi ad una approvazione della legge regionale contro l'omofobia. Partendo da un dato, non può esistere una legge contro l'omofobia, non esistendo il reato di omofobia. Può esistere una legge contro la che possa intervenire, neanche punire, la discriminazione dovuta all'orientamento sessuale delle persone, di ogni persona, non solo degli omosessuali, anche degli eterosessuali discriminati perché sono eterosessuali. Forse un mondo al contrario sarebbe divertente. Questa audizione, per me significa non tentare di restituire o dare un diritto ai gay, alle lesbiche, ai bisessuali, ma significa semplicemente provare a vivere una realtà, in questo caso regionale, che ha orizzonti molto più ampi, in grado di tutelare specifiche dell'essere umano fondamentali, il singolo essere umano. L'orientamento sessuale è una componente della sessualità di ogni persona, così come l'identità di genere. La sessualità nel suo complesso è patrimonio imprescindibile della persona, di ogni persona. Nessuno si può permettere di giudicare, ma neanche menare, avere pregiudizi, denigrare, evitare, escludere. E sono tanti i termini che si potrebbero utilizzare in base a queste caratteristiche, perché queste caratteristiche rappresentano il valore intrinseco di quell'essere umano, di quel cuore, di quel cervello, di quel corpo, di quel singolo. Ecco perché sono convinto che qualunque azione possa essere messa in campo, legislativa, sociale, psicologica, culturale, in ottica LGBT, debba sempre essere messa in campo con l'obiettivo di allargare la testa di tutti in un orizzonte di libertà e di riconoscimenti che non ha limiti. Quindi, quello che per me è importante stasera, intanto è aver dato appunto voce ad una realtà che spesso. Il primo caso che mi capitò in Arcigay, ancora non eravamo neanche costituiti, vi parlo del 2008, era di un ragazzo, adesso ragazza, che veniva da Siderno, che arrivò a Reggio color melanzana, livido dalla testa ai piedi. Un ragazzone più alto di me, più grosso di me, che ci raccontò che quello era il modo dei genitori, dei fratelli, dei cugini di volergli bene. Essere qui oggi non è poco importante, essere qui oggi è fondamentale. Ripartiamo da questo, ripartiamo dalla persona, dal singolo, non dalla persona astratta, ma dalla necessità e dalla specificità di ognuno di noi. Forse, spero, costruiremo una società
capace di includere tutti.